tutte le indiscrezioni, le voci, le novità delle ultime ore. Eccole raccolte all'interno della nostra raffica di mercato che come sempre riesce a darvi gli aggiornamenti sulla Juventus nell'arco di pochi secondi. Senza perdere tempo, iniziamo subito dalla prima news, inutile girarci intorno, la notizia del momento nel mondo del calcio e del mercato è senza dubbio quella relativa al passaggio di Messi non ancora ufficiale, lo sarà a breve al PSG. Questo, secondo tutti gli addetti ai lavori, chiude definitivamente le porte ad un possibile colpo CR7 da parte dei parigini. E anche se qualcuno parla di un possibile tentativo, siamo alla follia, da parte del club d'Oltralpe proprio per Cristiano, noi possiamo assicurarvi che CR7 rimarrà dov'è, a Torino, andiamo avanti parlandovi di quello che dovrebbe accadere rispetto a Dybala. Il calciatore vorrebbe rimanere a Torino, ma alle sue condizioni. Presto ci saranno novità sul suo rinnovo ed in questo senso grossa attenzione andrà fatta a Beppe Marotta. L'AD nerazzurro avrebbe infatti fatto un sondaggio per capire la fattibilità di un affare che al momento risulta sinceramente impossibile. E comunque un campanello d'allarme, la Juve deve correre per tenere la gioia dov'è. Stando alle indiscrezioni che arrivano in queste ultime ore, Gosens sarebbe ancora una pista percorribile per la Juventus, e un calciatore che piace ma di cui ultimamente non s'era più parlato. A quanto pare invece, la Juve lo tiene in grossa considerazione. Potrebbe essere il nome a sorpresa per la fine di questa sessione di calciomercato, così difficile, così complessa. Ci sono continue voci rispetto al centrocampo della Juventus. Una di queste parla di un possibile assalto bianconero per Luis Alberto. Se ne è parlato anche nelle scorse ore. Secondo quanto viene raccolto in esclusiva dai EU, il giocatore piace. Così come piace a mezza Europa. Il mago avrebbe stretto un patto con lo Tito per cui a fronte di un'offerta da 50 milioni di euro, i biancocelesti lo avrebbero lasciato partire. Difficilmente la Juve metterà sul piatto dei capitolini una cifra simile. E dunque, parlarne, ci sembra abbastanza irrealistico. Magari il prossimo anno. Stando ad alcune voci infatti, pare che l'interesse bianconero per Bernardo Silva sia assolutamente confermato. Ne sono convinti in Inghilterra dove parlano di una Juve che osserva neanche troppo da lontano tutto quello che potrebbe accadere rispetto al futuro di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni e che in Italia, in Serie A, potrebbe fare davvero molto molto bene. A questo proposito grossa attenzione ad una notizia uscita pochi minuti fa che fa ipotizzare qualcosa di più grosso. Secondo quanto viene riportato da The Athletic il giocatore avrebbe già svuotato il suo appartamento di Manchester, è pronto all'addio e può partire. Guardiola, tecnico del City, ha confermato, ci ha chiesto di andare via. Ed è proprio da quel momento preciso, che in molto in UK e non solo hanno iniziato a parlare di una Juventus che nell'arco di qualche giorno potrebbe formulare un'offerta ai Citizens. Il prezzo del giocatore è molto alto, superiore ai 50 milioni di euro. Ma la sua volontà di andare via potrebbe cambiare le carte in tavola. Visto che in qualche modo, potrebbe anche esserci uno scambio di contropartite. Insomma, Bernardo Silva la prima mossa l'ha fatta. Se la Juve come si vocifera davvero lo vuole portare a casa, farà bene ad accelerare.